Buon pomeriggio e bentornati a Lega Pro in Gol, puntata che va in onda oggi, eccezionalmente di venerdì, in occasione del turno infrasettimanale giocato 2 giorni fa nel girone B del campionato di Lega Pro. Campionato che ha visto il Teramo centrare il suo 20° risultato utile consecutivo contro la propria Cenza per 3-0. L'Ascoli rimanere bloccata a Pontedera 0-0 e il Pisa perdere 1-0 clamorosamente contro il San Marino. Ma vediamo come sono andati questi 3 match. Anche Algarilli e Teramo Show. Il Diavolo sforna l'ennesima grande prova di questo campionato, batte a domicilio 3-0 la propria Cenza e aggancia in testa alla classifica la capolista Ascoli, fermata sul nulla di fatto in quel di Pontedera. Vittoria netta, meritata, limpida per l'11 biancorosso che in Emilia, ancora una volta, qualora ce ne fosse stato bisogno, ribadisce la sua candidatura in chiave promozione diretta in Serie B. Tanta attenzione in difesa, bella fluidità di manovra a centrocampo e una gran dose di cinismo sotto la porta avversaria, dove si sono distinti di nuovo Donnarumma e La Padula, autori di un gol a testa. Sono queste le qualità che permettono alla corazzata del patron Campitelli di passare quasi con irrisoria facilità sul campo di una squadra che non perdeva tra le proprie mura amiche da 4 mesi, 23 novembre 2014, 0-3 con l'Ascoli. La cronaca del match, avvio molto combattuto con grande pressing su entrambi i fronti. La prima occasione arriva al 20° con Giovio che si libera dal limite ma calcia al lato. Il Teramo esce per la prima volta dal suo guscio al 25°, ma Sullo libera La Padula, chiuso da Alfonso con una uscita a valanga. Altri 3 minuti e i biancorossi passano. La rete nasce al termine di un'azione di contropiede da manuale. Con 8 passaggi il Teramo arriva dalla propria area a quella avversaria. Il pallone circola tra i piedi di 6 giocatori diversi. Speranza, Donnarumma, Di Paolo Antonio, ancora Speranza, poi Masullo, Cenciarelli, Donnarumma, La Padula che tenta il primo tiro chiuso da Alfonso e fine Masullo, il cui tapin finisce in fondo al sacco nonostante il tentativo di salvataggio in extremis di un difensore. 0-1 e primo sigillo stagionale per l'esterno sinistro del Diavolo. Diavolo che a dispetto del vantaggio non è ancora sazio. 37°, punizione di Di Paolo Antonio, palla a Perrotta che sfiora il palo. Il Teramo tiene bene, la propria Cenza ci prova solo dalla lunga distanza. Al 45°, Silva fa correre i brividi sulla schiena di Tonti, ma la palla finisce fuori. 0-1 all'intervallo. Nella ripresa il copione dell'incontro non cambia, è sempre il Teramo con il suo possesso palla elegante e le sue azioni ficcanti a farsi preferire. Al 51° si fa vedere Donnarumma, il suo tiro dal limite è impreciso. Passano altri 7 minuti e il Diavolo chiude il conto. La propria Cenza perde palla sulla propria tre quarti, Di Matteo innesca, poi fanno tutti i gemelli del gol. Triangolo Donnarumma, La Padula Donnarumma, tocco sotto misura di quest'ultimo, la palla bacia il palo e finisce in gol, 0-2. A questo punto all'appello manca solo l'altro bomber La Padula, che da questo momento in poi va a caccia di gloria personale. Al 69° viene chiuso in corner da Sane, mentre al 78° ci prova con il solito missile dalla distanza, che Alfonso devia in corner. Per vedere la propria Cenza bisogna aspettare gli ultimi 5 minuti. All'85° su un cross dalla destra Tonti esce male, palla ad Alessandro che tenta la battuta, ma sulla linea Speranza respinge di testa, mantenendo inviolata la sua porta. Sul proseguio ci prova Matteassi, fuori di poco. All'87° ancora La Padula torna protagonista, la sua incornata però è imprecisa. Infine, al 90° finalmente riesce a trovare il gol con questa botta che si insacca all'angolo basso alla sinistra dell'incolpevole Alfonso. Finisce 0-3, il Teramo incassa altri 3 punti e in tarda serata riceve la lieta novella. L'Ascoli ha rallentato a Pontedera, il primo posto è di nuovo realtà. Ascoli impegnato allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera per il 30° turno del girone B di Lega Pro. Mister Petrone conferma il suo 4-2-3-1 con Nardini, Grassi e Berrettoni alle spalle dell'unica punta Altiniere schierato al posto dell'infortunato Perez. In difesa c'è Cinaglia con Mengoni, sugli esterni Avogadri e Dell'Orco, in porta torna Lanni. Formazione annunciata quella del Pontedera, classico 3-5-2 con De Cenco e Cesaretti in avanti, Bartolobei in cabina di regia, sugli esterni ci sono Videtta e Gasbarro. Prima chance per il picchio con Grassi, cross morbido per Altiniere che ci prova di testa, ma l'arbitro segnala una posizione di offside.
Settembrini, scatenato sulla sinistra. C'è questo tiro cross che si perde sull'esterno della rete. Ancora il Pontedera che fa la partita. De Cenco, lo scarico per Bartolomei, uno dei migliori. Lanni si oppone. Qui sbaglia Cinaglia, ne approfitta Settembrini col mancino. Lanni dice ancora una volta no, poi il tentativo in spaccata di Luperini si oppone. Cinaglia. C'è una chance qui per Altiniera al 42esimo, il Duca supera di testa Annacura ma poi rinviene Vettori. Nulla di fatto per un Ascoli che nel primo tempo ha prodotto davvero poco. Pontedera più vivace e aggressivo. Nella ripresa al 59esimo, calcio piazzato del solito Grassi, in due tempi fa su il pallone il portiere del Pontedera. Ex di turno Grassi, 8 gol in campionato quest'anno con la maglia del Pontedera prima di passare all'Ascoli. Qui cade in aria De Cenco a contatto con Dell'Orco, lascia correre giustamente il direttore di gara. Il tiro di Cesaretti deviato da Cinaglia, il pallone arriva a De Cenco. Lo tocca appena Dell'Orco, nulla di rilevante in area di rigore. Ancora tentativo di Cesaretti, l'ex Frosinone col destro, non c'entra allo specchio della porta. Al 79esimo, sempre Pontedera, anche nella ripresa, slalom di Luperini. Poi Bartolomei, prima un dribbling, poi un altro, destro. Nulla di fatto. Nascoli non riesce davvero a rendersi pericoloso in area toscana ed è sempre il Pontedera che pare più convinto. Settembrini, uno dei migliori in campo, all'84esimo col destro e stavolta Lanni deve sciorinare una bellissima parata per salvare la propria porta. Bravissimo Settembrini con questo fendente da fuori, potentissimo Lanni in estensione con la mano sinistra. Salva i suoi, 87esimo, sempre Pontedera, De Cenco per Settembrini che cicca la conclusione, arriva il pallone a De Cenco, piatto mancino, nulla di fatto. Termina la contesa dopo 4 minuti di recupero, l'Ascoli piuttosto opaco qui a Ettore Mannucci, conquista un punto comunque prezioso che lo catapulta a quota 58 in classifica, raggiunto dal Teramo vittorioso 3-0 a Propiacenza. Decimo pari in campionato per i bianconeri, il quarto in trasferta. Prossimo impegno domenica contro la Reggiana del Duca. Tazzioli si gioca tutto senza la mantia che comincia dalla panchina, Pillon al debutto, inizia la sua avventura al Pisa senza Rashid Arma, anche il marocchino parte dalla panchina. Pisa al passo, San Marino ordinato e concreto, ma alla prima accelerazione il Titano rischia. Floriano riceve ed è bravissimo nell'imbucata per Misuraca. Caio Secco la smorza, ma per evitare il peggio serve l'intervento dell'ottimo Cruz, tra i migliori con Fogacci e Diavarrà. Sarà l'unica vera occasione di tutto il primo tempo. Quello che si nota in maniera evidente è la metamorfosi del San Marino. Al San Marino Stadium, una squadra compatta, dinamica, aggressiva, lontano dal San Marino Stadium, impaurita, sfilacciata, demotivata. Allo stadium è passato indenne solo Petrone e tutti ricordano come lo ha fatto. Tazzioli sembra allenare due squadre diverse. Si possono spiegare solo con le assenze le due sconfitte senza alcun colpo ferire di Piacenza e Ancona? No. Ma se la squadra non fosse con Tazzioli, non sarebbe nemmeno quella vista ieri, seppur aiutata da un Pisa ai due all'ora e con troppi uomini sotto lo standard. Nella ripresa dentro i due uomini capaci di cambiare gli equilibri, Arma da una parte e la mantia dall'altra. Caio Secco si deve opporre proprio al marocchino nella seconda parata della serata. Ed è abbastanza inspiegabile la rinuncia al bomber nerazzurro. Il suo ingresso ha dato un volto nettamente diverso al Pisa. Il gol di Arrighini, sempre su assist di Arma, viene annullato per posizione irregolare. Per oltre mezz'ora Andrea Lamantia, un latitante. La conclusione su assist di Musetti fa imprecare e non poco il presidente Mancini. Ma il calcio ha delle dinamiche imponderabili che appartengono solo a questo straordinario sport. Minuto 85, il centravanti difende, serve Sensi. Il fantasista scarica a sinistra per Musetti. Mandorlini, nel tentativo di anticiparlo, opera un retropassaggio. Lisuzzo ha la velocità di un elefante.
La mantia di Furbizia lo anticipa e supera Pelagotti con un sombrero da incorniciare. Gol, partita, vittoria e speranza di restare in categoria. Tazzioli quasi in lacrime e salva la sua panchina. Pilloni inferocito mastica amaro al San Marino Stadium. San Marino batte Pisa 1-0. Tutto facile invece per la Reggiana, che vince 3-1 contro il Gubbio in casa. Male l'Aquila, che cade anche contro la SPAL per 1-0 e dice addio seriamente ai playoff. Ben invece l'Ancona, che con il 2-1 al tutto cuoio può considerarsi praticamente già salvo. Reggiana e Gubbio si sfidano al Mapei Stadium per il turno infrasettimanale del girone B di Lega Pro. Niente turnover per Acori, che schiera regolarmente Loviso e Regolanti, mentre Colombo recupera in extremis Bacca in mediana. Passano due minuti e Tutino pesca Guerri, volée del centrocampista rossoblu che termina sull'esterno della rete. Al decimo Gubbio in vantaggio, cross baffo di Guerri dalla destra, Tutino colpisce male ma serve involontariamente un assist a Casiraghi, che con un gran sinistro mette la palla sotto la traversa superando Messina. Terza rete stagionale e seconda consecutiva per il numero 10 rossoblu. Al quattordicesimo cross di Mignanelli dalla sinistra, deviazione di Giannone. Iannarilli blocca senza problemi. Al ventunesimo punizione dal limite dell'area sinistra di Giannone, che pesca sul secondo palo maltese, colpo di testa del centrocampista Granata alto sopra la traversa. Al trentunesimo corner a girare di Giannone, Spanò non riesce a deviare di testa ma la sfera termina comunque di un soffio fuori sul palo lontano. Colombo perde Giannone per infortunio, inserendo Petkovic, passando al 4-4-2. Al 44esimo Lasichi viene ammonito per un'entrata su Siega. Passano 50 secondi e proprio Petkovic soffia palla ancora a Lasichi, che lo stende in maniera ingenua. Secondo giallo in un amen e cartellino rosso per il difensore polacco, e Gubbio costretto a giocare in 10 uomini per l'intero secondo tempo. Ad inizio ripresa Acori toglie un attaccante Mancosu, inserendo l'unico difensore rimasto Caldore, provando ad equilibrare così la squadra, ma la Reggiana coglie il pari già al 50esimo. Pallone verticale di Vacca, splendida sponda volante di Petkovic per Ruopolo, che dribbla secco Loviso e fulmina Iannarilli per la rete dell'1-1. Colombo allora rimpolpa l'attacco, inserendo l'esperta Alessi per Messetti. Al 62esimo accade che Luciani perde una banale palla in uscita. Siega serve proprio Alessi, che con un chirurgico cross dalla destra pesca a centrare a Ruopolo, che, perso da Manganelli, con un preciso colpo di testa infila Iannarilli per il vantaggio emiliano. Acori toglie Tutino inserendo Domini, passando al 4-4-1. Al 75esimo la Reggiana cala per il tris. Lancio verticale di Vacca per Ruopolo, che sfrutta un liscio di Caldore, entra in area, supera in dribbling lo stesso difensore napoletano e calcia forte sul primo palo. Iannarilli non trattiene la sfera ed è 3-1 Reggiana. Tripletta personale, 12esima stagionale e 6ª rete consecutiva nelle ultime 4 gare per Ruopolo, capitane cannoniere Granata. 3 minuti dopo, sempre Ruopolo pesca il taglio centrale di Siega, che entra in area, evita la scivolata di Caldore e prova a superare Iannarilli, che in uscita però riesce a rifugiarsi in corner. Il Gubbio intima una reazione ma finisce con il successo 3-1 di una Reggiana che fortifica la terza piazza in graduatoria. Il Gubbio resta 5 lunghezze dai play-out, ma domenica c'è uno scontro diretto da non fallire al Barbetti con il Forlì, con Acori che dovrà reinventarsi la difesa viste le sicure assenze di Lasica e Manganelli per squalifica e di Galuppo per infortunio. L'Aquila perde a domicilio con la SPAL e questa volta lo 0-1 rimediato al Fattori è il sapore amaro di un addio. I playoff, infatti, sono sempre più lontani. Gli abruzzesi sembravano essersi ripresi dopo la vittoriosa trasferta di Pisa, ma gli uomini di Zavettieri, nel momento della verità, non hanno saputo tirar fuori quella voglia e quella cattiveria sportiva che contraddistingue una squadra che punta i vertici della classifica. Al decimo minuto i padroni di casa ci provano. Corapi dalla distanza scalda il sinistro, ma il suo tiro non è pericoloso. 12esimo, sugli sviluppi di un corner di Corapi, Pedrelli ha la palla buona, ma prima la sua conclusione viene murata, poi sbaglia tutto da ottima posizione calciando fuori. Minuto 21, Gentile lancia benissimo Zigoni, il numero 9 ospite in netto fuorigioco realizza, ma l'arbitro annulla tutto su segnalazione del guardaline. Qualche minuto dopo, dall'altra parte, Vella non riesce a far meglio di così da fuori. Le emozioni, a dir la verità, scarseggiano per tutto il primo tempo, fino al 45esimo. Di Quinzio dalla sinistra lascia partire un cross per Gentile, che stoppa in aria e cade a terra dopo l'intervento di Corapi. Per il signor Zanonato di Vicenza è calcio di rigore. Dagli 11 metri va Zigoni, portiere da una parte, palla dall'altra, 0-1 SPAL. E passiamo alla ripresa. L'Aquila ci prova ma non è mai davvero pericolosa. Al 70esimo sono ancora gli estensi a cercare il gol dalla distanza con Capece, ma Zandrini non si lascia sorprendere.
81 sul cronometro, Corapi su punizione, tiro violento, ma mira non precisa. A questo punto i rossoblù tentano il forcing finale alla ricerca del pari. All'89esimo il colpo di testa di Del Pinto viene neutralizzato dalla chiusura di Silvestri che con la gamba devia la palla in corner. Pochi istanti dopo poi, un batti e ribatti fa finire la sfera tra i piedi di Carini che calcia di prima intenzione, ma il suo destro è debole con Menegatti che para facilmente. Non succede più nulla. Al Fattori, Spal batte l'Aquila 1-0. Dovevano essere 6 punti e sono arrivati, con San Marino e tutto cuoio a pagare dazio al Conero, fortino inespugnabile in questo 2015, ed è nel suo stadio che l'Ancona sta trovando la linfa per tenere in vita un sogno, quello dei playoff, dopo aver chiuso il discorso salvezza nello spazio di 4 giorni. Biancorossi ancora affamati, motivati, con la voglia di stupire, ora sono quinti e 7 punti dal terzo posto occupato dalla Reggiana non sembrano poi così tanti. Oltretutto la squadra di Cornacchini continua a vincere con merito, ne sa qualcosa anche mister Alvini, che col suo tutto cuoio viene a giocarsela coprendosi e ripartendo, ma il mister biancorosso, come all'andata, propone il 3-4-3 che dà fastidio da morire ai toscani. Dorici già in gol dopo una manciata di secondi, ma l'arbitro annulla per fallo in attacco sul portiere Morandi. All'11esimo, il numero 1 Neroverdi ipnotizza Tavares che a tu per tu gli calcia tra i piedi. Il primo tempo è bruttino, ma l'Ancona è la sola a creare. Poco prima della mezz'ora, pennellata su punizione di Bondi, che Morandi smanaccia sopra la traversa. In avvio di secondo tempo il vantaggio biancorosso è un lampo, appena 31 secondi, cross di Dorazio da sinistra e sul secondo palo arriva puntuale Parodi, controllo e destro in rete per il suo secondo gol in campionato. L'1-0 impone ad Alvini di cambiare tattica, dentro Colombo, effetti immediati. Al 14esimo mani dubbio di Parodi in area per l'arbitro e rigore, proprio Colombo dagli 11 metri trasforma rimettendo a posto le cose. Ma questo non fa che risvegliare Bondi e compagni che questa vittoria la vogliono a tutti i costi. Al 29esimo Paponi in girata calcia di poco alto, sopra la traversa. È il preludio al nuovo vantaggio che arriva un minuto dopo la mezz'ora, parabola di sinistro sotto l'incrocio, forse con controllo di mano, ma il gol è tanto bello quanto decisivo e a segnarlo è ancora lui, Tommaso Dorazio, già in rete sabato scorso col San Marino. Un gol alla Del Piero che vale la salvezza e lancia la candidatura dell'Ancona, che nel finale potrebbe arrotondare rendendo merito alla propria prestazione. In un minuto Paponi a porta vuota trova la respinta di ingrosso. Poi Cognini calcia in bocca a Morandi, attacco vivo, rete avversaria spalancata, ma sulla conclusione a colpo sicuro di Diceglie c'è ancora ingrosso a dire di no. Sono comunque applausi, anche se solo di un migliaio di spettatori. Questa Ancona meriterebbe qualcosa di più, intanto però non vuole fermarsi. Ultimo rientro in studio, via i servizi Forlì Prato 2-2, Carrarese Savona 2-2 e Grosseto Lucchese 1-1. Noi ci vediamo lunedì con Lega Pro in Gol, sempre alle 15, sempre su Teleponte. Ciao! Pagato per salire su un ottovolante insieme a te! È stato come fare un giro su un ottovolante. Il Prato è partito a razzo, aggredendo il Forlì e salendo in alto. Poi la picchiata dei biancoazzurri, raggiunti e superati dal Forlì. Poi nel finale la nuova impennata dell'Anieri, che sono riusciti a rimettersi in carreggiata. Tra alti e bassi, come sull'ottovolante, lo spareggio salvezza tra Prato e Forlì è finito. 2-2, un punto a testa che fa più morale che classifica. Lo dicono i numeri, più che altro lo dice la classifica, ancora deficitaria sia per i biancoazzurri che per gli emiliani. Avvio a tutto gas del Prato. Al 12esimo la squadra di Espovito passa in vantaggio. La rete è un gioiello al volo di Fanucchi, che incrocia in maniera splendida dove Scotti non può arrivare. La rete del vantaggio è argento vivo per il Prato. Il Forlì invece annaspa. Al 26esimo Fanucchi illumina per Bocalon, che calcia fuori. La verve del Prato si smarrisce con il passare dei minuti, mentre sale il rendimento del Forlì. La squadra del tecnico Aldo Firicano punge con questo colpo di testa di Melandri, sul quale Gazzoli fa il fenomeno. Successivamente la mischia originata dalla respinta del portiere Laniero finisce con il niente di fatto. Il pareggio del Forlì arriva al 44esimo. La firma è del centravanti Docente, che incrocia perfettamente sul palo lungo. 1-1 e squadra negli spogliatoi. Nella ripresa il Forlì continua ad attaccare
il Prato barcolla. Al 50esimo la squadra emiliana passa in vantaggio. Fantoni trova il destro vincente con un siluro dal limite dell'area. Il Forlì continua a premere, il Prato si difende e vacilla. Melandri tiene sempre vigile il portiere Laniero Gazzoli. La reazione del Prato arriva improvvisa all'80esimo, trattenuta in area di Fantini su Fanucchi. Per l'arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Fanucchi realizza con freddezza e segna la doppietta personale. 2-2. Gli ultimi minuti di gioco sono vietati ai deboli di cuore. Il Forlì si vede annullare questa rete per fuorigioco a Pettarin, mentre il Prato sembra accontentarsi del risultato di parità. Finisce 2-2, un pareggio che fa più morale che classifica. Il Prato è riuscito più che altro nell'impresa di disintossicarsi dopo la scoppola con il Pontedera. Adesso all'orizzonte c'è il derby con la Pistoiese. Altra partita, da dentro o fuori. Lo dice la classifica più che l'orgoglio e il cuore. Al De Marmi di Carrara la sfida tra Carrarese e Savona termina 2-2 dopo una partita maschia e piena di colpi di scena. Il Savona si schiera con un 4-3-2-1, mentre la Carrarese risponde con il 4-3-3. Gli ospiti spingono sull'acceleratore fin dalle battute iniziali del match con l'incornata di Scappini che sorvola di poco la traversa. La rete arriva 10 minuti più tardi, calcio d'angolo di De Martis su cui svetta l'ottimo Cabeccia che di testa porta in vantaggio i suoi. I bianco-blu continuano ad attaccare. Carta ci prova da fuori, ma Zanotti si distende e para. E qui si chiude la prima frazione di gara. Nella ripresa la Carrarese tira fuori l'orgoglio e la prima azione degna di nota arriva proprio al 57esimo con il gol del pareggio dei padroni di casa. Galli scarica verso la porta avversaria un sinistro violentissimo che si stampa sul palo. La respinta favorisce Belcastro che con una zampata ristabilisce il punteggio in parità 1-1. La partita si accende, i gialloblu rimangono in 10 per il doppio giallo ai danni di Teso. Questo il fallo su Giovinco lanciato a rete che ha fatto scattare il secondo cartellino e quindi l'espulsione. Il Savona dovrebbe essere la squadra alla ricerca del vantaggio e invece grazie ad un errore difensivo bianco-blu sono gli uomini di Remondina a raddoppiare con Merini che indisturbato percorre metà campo e infila Rossini. Non succede nulla fino all'82esimo quando Bomber Scappini trasforma con facilità un preciso cross di Eguelfi. Sotto la doccia anzitempo finisce all'87esimo anche Eguelfi per questo fallo da dietro su Merini lanciato in contropiede. Al 90esimo poi viene invalidato un gol a Cabeccia per offside e quindi il risultato non cambia. Al Del Marmi di Carrara Carrarese 2 Savona 2. Nonostante il suo ritorno lo Zecchini rimane un tabù per Mister Silva, nel derby toscano contro la Lucchese infatti finisce 1-1. La cronaca del match, sono i padroni di casa a partire meglio. 8° minuto, Torromino ruba palla ad un difensore avversario e si invola verso la porta, ma si allunga troppo la sfera e per Di Masi un gioco da ragazzi neutralizzare il pericolo. 21esimo, Scapinello mette questo interessante pallone in aria sul quale però non arriva nessuno. Dall'altra parte, triangolazione Torromino, Fofana, Torromino. Tiro di quest'ultimo, debole e impreciso. Al 26esimo si sblocca il risultato. Ancora Torromino, questa volta in veste di assistman, serve Fofana, che di testa batte Di Masi e porta in vantaggio i grifoni. Il gol galvanizza i biancorossi, che cercano di chiudere il match soprattutto con conclusioni dalla distanza, ma si arriva al riposo con il risultato di 1-0. Nella ripresa l'incontro cambia faccia con il Grosseto che attende la Lucchese che cerca il pareggio. Nel giro di 2 minuti, tra il 50esimo e il 52esimo, lo Sicco ci prova dalla distanza per 2 volte, ma Baiocco è attento e si salva. Al 64esimo i padroni di casa avrebbero anche la palla buona per chiuderla, ma Monaco di testa non inquadra lo specchio della porta. Dalla parte opposta Pagano serve Raicevic che si divora un gol praticamente già fatto. Il gol comunque arriva al 74esimo con il tiro cross di Risaliti che viene deviato in rete dal petto di Cazè. Minuto 89, fa tutto Onescu ma il suo tiro si perde alto. Al 92esimo invece l'opportunità per far risultare lo Zecchini è sul sinistro di Torromino ma la sua conclusione finisce in out. Allo Zecchini, Grosseto 1, Lucchese 1.